Questo noi possiamo togliere un attimo la mascherina. Buongiorno, buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e colleghi. Benvenuti a questo ormai quarto appuntamento dei magazzini filosofici. Io sono Roberta Furlani, sono un'insegnante, però, e lo dico con grande orgoglio, in questo momento sono qui come socia dell'associazione Jonas Ancona, che fa parte dell'associazione nazionale Jonas Italia, fondata da Massimo Recalcati, psicanalista che spesso abbiamo visto ultimamente proprio in questi spazi deliziosi della Mole. Che cosa fa Jonas? È un'associazione che si occupa di cura, e soprattutto con un orientamento psicanalitico, ma anche di prevenzione. E lo fa cercando di applicare delle tariffe sociali in modo tale che l'esperienza della cura possa essere estesa a tutti nella logica della tu per tu, cioè a seconda di quelle che sono le possibilità del singolo soggetto di potersi recare da uno psicologo, da uno psicanalista. Jonas Ancona lavora e dialoga con molte istituzioni, la scuola in primis, e qui ne abbiamo una buona rappresentanza e un'altra so che è in collegamento online, e si occupa di molte attività sul territorio, prevalentemente le attività legate al Festival CUM. Tra le varie cose che Jonas ha fatto, ha copartecipato alla progettazione dei magazzini filosofici, che fanno parte di questo grande progetto che è IO, un progetto di cui il capofila è la cooperativa Polo 9 di Ancona, ed è un progetto che ha un po' la presunzione, forse, di voler iniziare i ragazzi a riflettere sulla possibilità di costruirsi una strada, di costruirsi un'identità, partendo proprio da delle opportunità. E noi riteniamo che una delle opportunità più grandi possa essere quella degli incontri. Ed è per questo che, con un'emozione che non nascondo, anzi proprio felicemente condivido con voi, abbiamo fortemente voluto ai magazzini filosofici Laura Campanello, che è una presenza, intanto è una filosofa, e questo è merce rara oggi, e quindi è preziosa per il fatto di essere una filosofa. A me, permettimelo, mi piace definirti la filosofa della leggerezza. E l'ho anche condiviso su Facebook questo nome che ti ho dato. Questo termine leggerezza non va confuso con superficialità, no? Ce lo ricorda bene, lo cito per non sbagliare, Italo Calvino, che ci dice che la leggerezza è planare sulle cose dall'alto senza avere macigni sul cuore. Ma con tutto il rispetto per Calvino, mi piace ancora di più la definizione che Laura dà di leggerezza: tornare a respirare, a darsi pace e ricominciare un po' a volare. Credo che sia una definizione di grande apertura e veramente di grande possibilità. Chi è Laura Campanello è difficile da dire in pochissime parole. Ho studiato, ho riassunto un po'. Appunto una filosofa, è consulente pedagogica, è fondatrice con Romano Madera della Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche Filo ed è presidente di SABOF, Società di Analisi Biografica ad Orientamento Filosofico. Sentite che bello, studia e approfondisce la felicità. Non mi è mai capitato di incontrare nessuno che studi e approfondisca la felicità attraverso la pratica filosofica e la psicologia analitica. Ha collaborato con il Corriere della Sera e la 27esima Ora. Tiene workshop e partecipa a convegni anche sui temi dell'etica,
riferimento alla mia classe della bioetica, in ambito sanitario, delle cure palliative, del fine vita e del lutto. I suoi ultimi libri sono Ricominciare del 2020 e appunto Leggerezza del 2021. Dicevo, abbiamo fortemente desiderato la sua presenza qui perché è una filosofa che ci parla di una filosofia che può stare nella complessità, nella fragilità e nella felicità. Tanto che il titolo della sua lezione, come vedete alle nostre spalle, è La filosofia come stile di vita e come arte della felicità. Prima di lasciare la parola a Laura, mi piaceva condividere con voi un piccolo stralcio tratto appunto dal suo testo Leggerezza, che ho incontrato in occasione del Festival CUM e che ho divorato in una notte, quei testi che ti rapiscono, che non puoi fare a meno di tenere sul comodino. Spesso i filosofi, quando scrivono, e Laura me lo confermava prima, scrivono perché è una loro esigenza, un loro bisogno, perché scrivono di loro, ma fanno un atto molto generoso, perché in realtà scrivono di noi e ci danno l'opportunità di rileggerci attraverso altre parole. Io ho scritto il mio nome sotto questo stralcio che vi leggo, perché ho sentito che ha scritto qualcosa di me, ma probabilmente immagino qualcosa che possa riguardare anche le vostre vite. Quando arriviamo a toccare il fondo o necessitiamo di sanare una ferita dolorosa, siamo portati a trovare strade creative alternative a quella che ci causa dolore e a tracciare nuovi percorsi più vitali e differenti dai precedenti. L'alternativa è restare sofferenti e oppressi dal peso della pena che ci abita. Si deve lasciare ciò che è in basso a radicare e ciò che è in alto a ondeggiare, mosso dal vento, a toccare il cielo. Grazie Laura, grazie a tutti e buon incontro. Grazie davvero di questa generosa presentazione. E adesso è quasi difficile parlare, però, perché si è creata magari un'aspettativa altissima. Bentrovate, bentrovati, sono veramente contentissima di essere qua e di provare a raccontarvi che cosa vuol dire filosofia come stile di vita e che cosa vuol dire potersi occupare anche grazie alla filosofia della felicità, che è forse quello che da sempre e per sempre cerchiamo nella vita ed è la cosa forse più difficile ma anche più bella da riconoscere, non da trovare, ma da riconoscere. Però proviamo ad arrivarci. Certamente vi coinvolgerò, spero che abbiate voglia di essere un po' stanati, vedo già qualcuno che si allaccia le scarpe, del tipo no, anche no, liberi, ci mancherebbe, però ovviamente la filosofia, e magari qualcuno di voi già lo sa, comunque si svolgeva nel dialogo. C'era certo qualcuno che proponeva teorie, lezioni, discorsi, però in realtà la filosofia si dà nel dialogo, nell'incontro e nella possibilità che il dialogo, inteso come purtroppo siamo molto poco abituati a intenderlo oggi, sia un dialogo per cui entrambe le persone o le persone che partecipano al dialogo escono da quel dialogo diverse da come ci sono entrate. Cioè tu hai toccato qualcosa che ha trasformato la mia visione di me o del mondo e io ho potuto fare altrettanto. Però è ovvio che un dialogo del genere è un dialogo che richiede un ascolto, una disponibilità, un'apertura in cui ci si lasci anche un po' spiazzare, ci si lasci un po' togliere dalle proprie zone conosciute. Se io sono arroccata sul fatto che devo solo avere ragione su di te, difficilmente potrò lasciarmi mettere almeno, non dico in discussione, ma almeno un minimo di apertura o di dubbio su quello che sono arrivata pensando. E ahimè, non per dire cose banali, però diciamo che la televisione non ci sta abituando proprio dei dialoghi di questo tipo, no? Ci sono solo grandi urlate, vince chi urla di più, vince chi è più arrogante, e questo non è un dialogo.
Detto questo, io ho preparato delle slide, abbiate pazienza, le seguirò fino a un certo punto, perché in realtà io sono un po' anarchica, ne vado in parte fiera e in parte a volte è un disturbo della personalità, però vediamo, insomma, un po' seguiamo la traccia, un po' improvviseremo in base a quello che arriva. Più che altro volevo intanto fare un po' un'introduzione, questa l'abbiamo, ecco, i filosofi sono famosi per le loro capacità pratiche, fantastico, magari sbaglio bottone, ah, ecco, bastava cambiare tasto, la sapete quella del filosofo che camminava guardando le stelle e era talmente preso dalle stelle dai discorsi filosofici che è caduto in un pozzo, purtroppo da lì poi come stereotipo non ci siamo tanto mossi, però volevo partire grazie a un'immagine artistica un po' nell'attraversamento di quello che andiamo a fare, perché noi siamo un po' abituati a pensare la filosofia come un discorso più o meno noioso, i filosofi come più o meno inavvicinabili, pesanti, faticosi, incomprensibili, solitamente maschi e vecchi, quindi già abbiamo qualcosa di nuovo oggi. E siamo soprattutto appunto abituati a pensare che la filosofia abbia a che fare solo con le parole. In realtà la filosofia, per come cercherò di presentarvela oggi, è una pratica che interpella la nostra esistenza e che cerca un po' di aprire le maglie delle nostre corazze che ci mettiamo a volte addosso o comunque delle nostre visioni, appunto magari un po' rigide, un po' difensive o comunque un po' rassicuranti, giustamente. La filosofia come stile di vita ci propone, e dopo ci arriviamo, una serie di esercizi possibili, e tra gli esercizi possibili c'è sicuramente la fruizione o la produzione dell'arte. L'arte, lo accennavamo prima con la vostra docente, può essere una grande consolazione per il dolore, e può essere anche una grande rivitalizzazione per il desiderio, come esperienza, perché l'arte è un'esperienza. Noi appunto possiamo fruire, cioè possiamo approfittare dell'arte, possiamo esserne, mi viene da dire, passivi fruitori, ma in realtà non siamo mai passivi, perché l'arte ci muove qualcosa, però non la produciamo noi. E poi invece possiamo produrre l'arte, che non è tanto una sfida estetica che poco ci interessa, ma è proprio un'espressione, la possibilità di esprimere non solo attraverso la parola, il pensiero lineare, il pensiero razionale, ciò che sentiamo, ciò che viviamo, ciò che forse farebbe addirittura fatica a trovare parola, perché la parola definisce. Se io dico, appunto, prima ero in difficoltà a dire passivo perché già riduceva l'esperienza della fruizione artistica, perché non è vero che siamo passivi, però non è vero che siamo attivi perché non la produciamo. Allora vediamo come il linguaggio in realtà è sempre estremamente limitato per certi versi, e per spiegare un concetto avremo bisogno di una frase che però in realtà è ancora limitata, che però ancora non coglie delle sfumature. La professoressa prima diceva la filosofia ci può aiutare a stare nella complessità, ecco, l'arte questa cosa ce la regala per definizione, tiene insieme la complessità, che non vuol dire qualcosa di complicato, vuol dire qualcosa di ampio, di sfaccettato, tiene insieme e l'una e l'altra cosa, può tenere insieme i contrari. E allora grazie all'arte noi possiamo sperimentare un pensiero, una sensazione, una insight, come direbbero gli psicologi, possiamo stare in un'esperienza che non ci chiede appunto di dover definire che cosa stiamo provando, ma ci aiuta a sentire. E in questo sentire amplia poi la possibilità del pensiero ed eventualmente del discorso. Poi non mi perdo troppo su queste cose, ovviamente se poi interessano ci torniamo. E allora parto volentieri, comodo vederlo da qua, penso che dopo mi sposterò. Questo bellissimo quadro del viandante sul mare di nebbia, l'ho scelto uno perché mi piace, e uno quando è da questa parte si può prendere delle libertà.
Due, perché evoca uno dei primissimi esercizi filosofici che la filosofia antica ci propone e che noi possiamo assolutamente recuperare, che è l'esercizio filosofico dello sguardo dall'alto. Questo uomo è lì, anzi, prendiamoci un attimo. Guardatevi questo quadro, non vi chiederò niente, così non siete già lì a dire oddio cosa dovrò dire, non dovete dire niente, godetevelo. Non ci capita spesso di dirci ah, godiamoci una cosa, guardatevelo, che cosa vi evoca, cosa vi fa venire in mente, cosa vi fa pensare, come sta quest'uomo in quella posizione, cosa immagina, cosa ricorda, cosa desidera. Da cosa si è allontanato? E il bello dell'arte è che ognuno dialoga con l'opera artistica a partire da dove è. Ognuno di voi, e appunto non lo facciamo sia per rispetto di ciascuno sia per mancanza di tempo, avrà avuto i pensieri più diversi in base alla sua storia, in base alla sua età, in base alle sue esperienze, in base al suo momento preciso di questa giornata o di questo momento storico. E va bene così. Non c'è un pensiero giusto, un pensiero sbagliato, non c'è un'emozione giusta, un'emozione sbagliata. L'importante è non avere paura di entrarci, perché non ci succede niente. Anche perché comunque il quadro in qualche modo ci dà una cornice, non solo perché il quadro probabilmente una cornice l'avrà, ma nel senso che in qualche modo contiene le nostre emozioni, il nostro pensiero, pur permettendoci di entrarci. E allora dicevo, ci evoca e ci permette di parlare dell'esercizio filosofico dello sguardo dall'alto, cioè quell'esercizio che veniva proposto in particolare dagli stoici, che utilizzavano anche l'esercizio della fisica come esercizio filosofico, appunto come studio della natura per capire come l'uomo poteva non solo essere natura, ma accettare ciò che era natura e, come dice Epitteto, arrivare a distinguere ciò che dipende da noi da ciò che non dipende da noi, per poter poi lavorare su ciò che dipende da noi e accettare ciò che non dipende da noi, che a proposito di felicità è un aspetto della vita fondamentale e forse il più difficile, però è un aspetto centrale, perché se io vado a cercare la felicità in cose che non dipendono assolutamente da me, casco maluccio. O rischio un pochino di farmi male, ma basta saperlo. Lo sguardo dall'alto è quell'esercizio che ancora oggi possiamo fare di elevazione dalla nostra realtà quotidiana. Forse in termini più moderni diremmo facciamo un passo fuori dal cerchio, facciamo un passo indietro. Cioè prendiamoci un tempo in cui elevarci, idealmente, e guardare le cose da un'altra prospettiva. E qual è l'altra prospettiva? Da lontano. Perché se io guardo le cose da lontano, le cose prendono un'altra proporzione. Vedo delle connessioni e delle relazioni, o vedo delle stonature che finché ci sono dentro non vedo, per esempio. E quindi l'esercizio dello sguardo dall'alto è quella possibilità, prima di tutto, di prendersi un tempo. E il tempo che mi prendo, per esempio, può essere anche un tempo in cui mi chiedo come sto. Quanto avevo bisogno di uscire dalla mia quotidianità e fermarmi un attimo, prendere fiato, guardare quanta nebbia o quanto chiarore c'è nella mia vita. Guardare la direzione, dopo ci arriviamo. L'uomo inteso come essere umano, non faccio distinzioni di genere. L'uomo ha bisogno di senso per vivere, ha bisogno di orientamento, ha bisogno di direzione. Quando non ha un orientamento è inquieto, è spesso sofferente. Spesso e volentieri la sofferenza che noi abbiamo, penso al tempo del Covid, penso a questo tempo, ma penso in generale ad alcune fasi della vita, non è data da una patologia,
non è successo qualcosa per cui abbiamo un disturbo da curare, ma magari abbiamo perso il senso della nostra vita, o comunque vacilla, o comunque il senso che avevamo fino a ieri non è più così, magari per qualcosa di bellissimo, un amore che nasce e che scombina tutto, o magari per qualcosa di terribile, una malattia, un lutto. Rimane il fatto che quella centratura che noi avevamo, che ci faceva alzare la mattina con la chiarezza di cos'era importante, dove andare, qual era il valore, qual era il futuro, si ribalta. E allora lì, tanto più è necessario elevarsi e chiedersi dove sono, cosa conta, dove vado, e rimettere a posto, ridare un pochino d'ordine alle proprie priorità. E in questo il desiderio è centrale, perché il desiderio è quello che ci guida, e la mancanza di desiderio è quello che ci spegne, quello che ci ferma. Ma la cosa interessante di questo quadro, di questo esercizio, è che non è che io mi metto a tavolino e dico, va bene, adesso entro le 10 trovo il senso della mia vita, riprendo i miei desideri e vado. L'esistenza non funziona così. E quindi la cosa che io posso fare è ascoltare, aspettare, nutrire quella parte che arriverà a dirmi qual è il mio desiderio, accettare quello sconvolgimento bello o brutto che mi porterà a far capire in quale direzione la mia vita adesso può andare. Se lo faccio a tavolino come sforzo, come forzatura, come dimostrazione quasi di una prestazione, perché non posso permettermi di dire che sono sconvolta, depressa, confusa o chissà cos'altro, non mi ascolto, e se non mi ascolto la direzione che prendo rischia di essere una direzione che dura il tempo di, a casa mia si dice da Natale a Santo Stefano, sono 24 ore. Bene, quindi l'arte ci può evocare tutto questo, e la filosofia, per come appunto oggi ve la presenterò, è questa cosa qua, la filosofia come stile di vita. È la possibilità e l'occasione, e aggiungo la responsabilità, di prendere in mano la propria vita e darle una direzione esplicita. Perché noi in realtà una direzione l'abbiamo, e soprattutto alla nostra età magari ne abbiamo dovuta dare più di una, e magari non è ancora quella giusta o definitiva, perché grazie a Dio finché siamo vivi le cose possono cambiare sempre. Però noi spesso e volentieri la direzione che prendiamo nella nostra vita, e vale tanto più alla vostra età, è la direzione che spesso altri hanno scelto per noi. E l'hanno scelta perché, per esempio, siamo nati in una zona del mondo e ci è andata bene, ragazzi. Ringraziate chi volete tutte le mattine. Ci è stata data una cultura in base alla nostra nascita, alla nostra famiglia. Siamo nati da due genitori che hanno un certo tipo di storia e quindi un certo tipo di valori, un certo tipo di priorità, un certo tipo di, fondamentalmente di valori che giustamente cercano di passare anche a noi, creandoci appunto una strada che però giustamente, ribadisco, è la loro. Ed è quella che loro assolutamente riterranno essere la migliore per noi. Ma arriva un punto della vita a cui voi siete non solo molto vicini, ma probabilmente ci siete proprio dentro in pieno, in cui invece uno inizia a dire, beh sì, ok, va bene o va male, poi non entro nelle storie di ciascuno. Ho questa storia, ho questa famiglia, ho questa cultura, ho avuto queste occasioni, ho questi limiti, perché per carità ci mancherebbe, ci sono anche quelli, ma io Laura, io i vostri nomi, chi sono? Chi voglio essere? Chi mi piacerebbe essere? Come mi immagino? Cos'è che mi sta stretto e che cosa invece mi vivifica? Mi fa brillare, mi illumina, mi appassiona? Perché il desiderio è questa roba qua. Il desiderio non è una roba che io mi metto lì a tavolino e dico mi piacerebbe fare questa roba, sì. Ma in realtà il desiderio è qualcosa che io sperimento quando sto facendo una cosa e dico sì, qui sono dove voglio essere. Mi sento nel modo che dice di me qualcosa di profondo, di vero, di autentico. E allora lì
inizia poi il tentativo di tradurre questa passione, questa visione, perché ovviamente nel desiderio c'è una visione, la possibilità di trasformarlo poi in una esistenza. Perché altrimenti il rischio, e in questa nostra cultura si corre abbastanza spesso, è che io ho dei desideri enormi, che adesso uso un linguaggio che gli psicologi magari non apprezzeranno, ma per capirci, che rischiano di diventare un po' deliri di onnipotenza. Io da grande farò la ballerina. Io ci ho provato per 6 mesi e vi assicuro sembravo un elefante in cristalleria. Il piano di realtà poi ci riporta a dire ok, quello è il desiderio, ma tu come puoi all'interno di quel desiderio trasformare davvero in una vita vissuta il tuo desiderio? Perché se no abbiamo il desiderio qua, la vita vissuta qua e nel mezzo tutto uno spazio di sofferenza che è la cosa più lontana dalla felicità che noi possiamo conoscere. Perché io voglio fare la ballerina ma faccio la filosofa. Io voglio fare l'insegnante e invece faccio l'astronauta. Allora, riuscire a tessere pazientemente, senza mai rinunciare alla propria passione, quello che è un desiderio con quello che è invece il piano di realtà, è il lavoro che ci viene chiesto. Magari alla fine non farò la ballerina, perché non sono portata, ma farò qualche cosa che riguarda la danza, riguarda il movimento e sarà il mio modo di interpretare il desiderio. Allora vedete come in realtà la possibilità di vivere il proprio desiderio e dare forma alla propria vita passa attraverso la possibilità di autorizzarsi a essere ciò che si è e come si è. La filosofa si fa così, boh, Laura Campanello la fa così, come si dice, prendere o lasciare. Nel senso, non appunto che allora è un problema degli altri quello che io faccio, poi arriveremo anche al discorso dell'etica, però autorizzarsi e legittimarsi a sentire che ciò che si cerca, ciò che si desidera e ciò che si prova va bene. Se non fa del male agli altri, va bene. E attenzione, dico ancora una cosa su questo, poi vado avanti, avete visto che non le uso le slide, poi mi piace questo quadro, fa da sfondo. Quando dico non fare del male agli altri, non dico, perché alla vostra età è particolarmente potente questa cosa e in parte in realtà anche alla nostra, perché non se ne esce del tutto mai. Non dico che allora non dobbiamo avere paura di deludere gli altri, perché questa invece è un po' una trappola. Un conto è non fare del male. La mia realizzazione passa attraverso il fatto che io ti faccio male, ti calpesto, non ti vedo, ti ferisco, ti tolgo qualche cosa. Allora questo è fare del male. E la filosofia, grazie a Dio, da sempre si occupa anche dell'etica e quindi della traduzione anche nella relazione, nella pratica di tutto il pensiero appunto della vita bella. Ma se io per essere me stessa devo deludere o comunque all'inizio lasciare preoccupato qualcuno che amo perché non riesce a intravedere la saggezza del mio desiderio, va bene, lavoriamo su questa relazione affinché l'altro capisca che forse il mio desiderio non è così pericoloso e che la sua aspettativa su di me non era l'unica possibile. Faccio un esempio. Mio papà, quando gli ho detto che avrei fatto filosofia, mi ha detto, testuali parole, brava, vai a ingrassare le fila dei disoccupati. Era un personaggino adorabile, mio papà. Io mi sono iscritta a scienze politiche, perché lui lo voleva. Ho dato gli unici 2 esami che erano compatibili con filosofia. E dopo che li ho passati, sono andata in segreteria, ho fatto il trasferimento e quando sono tornata a casa gli ho detto, sono iscritta a filosofia. Non vi dico di prendere esempio. Però la storia non solo mi ha dato ragione, perché con la filosofia per fortuna ci campo anche, ma ha permesso a mio papà di vedere che quella che guidava la sua preoccupazione amorevole, non è che era un pazzo scatenato, era preoccupato per il mio futuro. Però ha potuto vedere nel corso degli anni che forse la sua preoccupazione era eccessiva, che forse la mia strada era possibile.
Allora, quando dico non fare del male agli altri, non dico che allora dobbiamo necessariamente sempre solo compiacere altre persone. Questo vale per i genitori, vale per gli amori. Le relazioni amorose devono avere lo spazio della libertà, altrimenti non sono relazioni amorose, del rispetto, ma della libertà. Ma il tema di oggi non era l'amore. Quindi andiamo avanti. Ovviamente se ci sono domande ce ne sarà lo spazio, ma fate pure, ci mancherebbe. Bene, però io mi sposterei, se no entro un quarto d'ora ho una crisi di cervicale. Come si accenderà? È già acceso? Sì. Posso? Allora, vado. Come dicevo, dobbiamo arrivare a rispondere alla domanda chi sei. E la domanda chi sei, come ci spiega da sempre la filosofia si basa su tre domande. Chi sono, da dove vengo e dove vado. E in realtà in tutto il discorso che vi ho fatto prima, queste cose ce le siamo già un po' dette, no? Quindi il chi sei è proprio riuscire, come dice la Arendt, a rivelare attivamente l'unicità della nostra identità. Riuscire a capire profondamente, davvero, nell'esperienza, appunto, non a tavolino, chi sono, che cosa appunto mi guida, che cosa mi appassiona, che cosa mi fa sentire che la mia esistenza prende luce, prende vigore, che noi siamo tutti diversi, a volte, soprattutto forse alla vostra età, ma in realtà ci cadiamo anche come adulti. Siamo sempre tutti molto preoccupati di non uscire fuori dal coro, di essere un po' come gli altri, di cercare di essere accettati, e questo è assolutamente sano e lecito, eh? Nessuno sta dicendo che allora dobbiamo fare tutti gli isolati e antisociali e appunto con qualche disturbo della relazione. Però dobbiamo provare a tessere delle relazioni che possano permettere a ciascuno di essere quello che è, senza per forza omologarsi. Perché l'omologazione è l'esatto contrario della possibilità di rispondere chi sei. Come dice Romano Madera, che tu giustamente citavi, andiamo tutti a Gerusalemme, ma ognuno ci vada per la sua strada. Non è che dobbiamo per forza andare in posti diversi, però autorizziamoci piano piano a dire sì, quella cosa sì, ma tu la fai così, io la faccio così. Questo ci permette di stare comunque insieme, ci permette comunque di partecipare a quello che facciamo, ma ognuno esprime la propria parte migliore. Torno sull'arte. Io non so disegnare, sono una capra. Mi piace molto, mi piace chi sa disegnare, mi affascina l'arte, ma io so fare al massimo le casette col tetto a punte e la barchetta che si fa all'asilo. Va bene, mi manca qualcosa, mi manca quel pezzo lì, ma ne ho altri. Qualcun altro sarà bravissimo sul piano artistico, magari non scriverà mai un libro, questo gli toglie qualcosa? No. Anzi, il bello delle relazioni è anche proprio quello di poter essere assolutamente diversi, arricchirsi reciprocamente proprio di competenze, capacità, visioni, sguardi diversi, se no pensate che noia. Tutti che scrivono libri, a parte che è un dramma perché poi nessuno li legge, perché tutti devono scrivere. Tutti che dipingono e nessuno che fa più un discorso lineare, sarebbe un problema. Allora, autorizzarsi a essere chi si è vuol dire autorizzarsi appunto a accettare l'unicità della nostra identità e poterci stare sempre meglio nel corso della vita. Rispetto a questa questione, ovviamente una delle grandi domande che ci dobbiamo fare in questo tempo storico, che a voi riguarda particolarmente, ma ahimè è arrivato pesantemente anche già a noi, e vi invito, se vorrete, soprattutto le insegnanti, se avete piacere, Miguel Ben Assayag è un autore molto interessante, filosofo e psicanalista a sua volta, di origini argentine e immigrato poi in Francia. Un personaggio tra l'altro vivente e estremamente simpatico. Lui ci dice, noi dobbiamo riuscire a smettere di sentire che dobbiamo soltanto funzionare. Avrete sentito dire ogni tanto che noi siamo la società della performance. Bisogna fare, non bisogna crollare, bisogna rendere, bisogna reggere, bisogna essere belli, brillanti, intelligenti, instancabili, e
mamma santa, stavo per dire un'altra cosa, ma non si può, c'è anche la telecamera. Che fatica, che fatica. E poi soprattutto, perché ci danno la medaglia di cartone alla fine? Pensate anche nella vostra vita quotidiana quando uno dice, non lo so, non ho voglia di prendere 9, magari in tanti lo dite, però qualcuno magari sente il dovere di essere sempre molto brillante a scuola, piuttosto che no, non ho voglia di fare un'attività in particolare, no, non vado in discoteca piuttosto che a vedermi con gli amici, no, non faccio sport, oppure, non lo so, mi vesto in una maniera diversa, mi trucco in una maniera diversa, perché poi forse sul femminile è ancora più pesante questa cosa, o sul maschile è semplicemente un po' più sfumata, ma c'è uguale. Subito questa sensazione di, questa però la dico perché non so dirlo in un altro modo, che sei lo sfigato. E sugli adulti è un po' uguale, no? Tu, come, no? Hai un pomeriggio libero e non stai lavorando, hai una possibilità di fare una cosa e non la fai, sei già stanco, non stai cercando di guadagnare di più, non fa... No, questo dover essere, dover funzionare, dover essere sempre all'altezza di non si sa bene che cosa. Allora Benassayag ci dice, io sono assolutamente d'accordo, proviamo invece a tornare sul essere e non sul funzionare. Cioè sul cercare di rimanere in contatto con noi stessi e dire che cosa ho voglia di fare, che cosa mi fa piacere fare, che cosa arricchisce e dà senso e significato alla mia vita, alle mie relazioni, e che cosa invece lo faccio perché lo fanno tutti e perché se mi fermo chissà che cosa succede. Io per esempio ultimamente mi sono data al tennis e ne vado molto fiera e mi diverto moltissimo. E mi è capitato spesso che qualche conoscente, c'è qualcuno appassionato di tennis? Grande, beh, tu sarai più bravo, soprattutto sarai più agile, però è divertente il tennis. E, ci sono delle persone che a volte, quando io mi prendo 2 ore al pomeriggio per giocare a tennis, mi dicono, è certo che c'hai del buon tempo. Sai che c'è? Io me lo prendo il buon tempo, non è che ce l'ho, me lo legittimo. Decido che il mio tempo è talmente importante e non conta solo il lavoro, la performance, il rendere da un punto di vista prestazionale, è più importante che io possa avere 2 ore piacevoli in cui il mio corpo è felice, rido come una matta perché gioco con gente simpatica, mi libero la testa, il giorno dopo lavoro anche meglio, in famiglia sono più simpatica, sicuramente i miei figli riescono a sopportarmi meglio da quando gioco a tennis. Ma non è questione che ho del buon tempo, me lo prendo. Decido che per me il tempo ha un significato di vissuto, non di qualcosa da consumare. Allora la differenza tra funzionare e esistere è questa cosa qua. E dirò una cosa impopolare che le professoresse poi magari non saranno felicissime. Ma se io mi accontento in una materia, magari non in tutte, però vedete voi, di un 6, perché quella materia mi piace non tantissimo, perché nessuno ha scritto da nessuna parte che devo avere tutti 8, e finito di studiare quella materia per il 6 esco a fare una bella passeggiata nel bosco, o vedo l'amorosa, il moroso, o vado a giocare a tennis, piuttosto che me ne sto con mia nonna. Ma meno male. Dove è scritto che l'unica cosa che conta nella vita è il voto? Dove è scritto che l'unica cosa che conta nella vita è correre perché è il futuro, devi costruire il tuo futuro? Ma il futuro si costruisce soltanto sul voto della scuola? Certo, anche, attenzione, che poi non mi invitano più, invece mi piacerebbe tornare al CUM. Certo che è fondamentale. Io ho studiato, non è che sono qua perché così ho rubato la laurea, anche se ogni tanto sembra. Però la questione è che quello che fa di una persona non è solo quello che studia. C'è un sacco di gente che non ha studiato ed è una persona molto, molto migliore di gente che ha 3 lauree. E allora dedichiamo il nostro tempo a essere, a conoscerci, a coltivarci, a dare quella possibilità a noi stessi di capire chi siamo, perché sennò siamo qui a dirci chi sei, boh, devo studiare, non c'ho tempo per capirlo.
Ho capito, però studi fino alla maturità e in bocca al lupo a chi ce l'ha, che fa anche rima, tristissimo, però va bene. Poi studi perché, vabbè, vuoi non andare all'università, vuoi non fare comunque una triennale, vuoi comunque non fare una specializzazione, e avanti Savoia. Poi devi fare il praticantato piuttosto che lo stage. Poi, quando hai una cinquantina d'anni, cioè io, finalmente cerchi di capire di chi sei. È un po' tardino. E soprattutto, non tanto perché devi rispondere alla domanda chi sei, ma perché hai rischiato per quei 50 anni di non aver vissuto in realtà. Hai consumato il tempo. Il tempo, come dice Proust, il tempo deve... Noi dobbiamo sentire l'odore del tempo, il tempo profuma. È bellissima, secondo me, questa... è di Proust, diamo onore al merito, non è mia. Ma il tempo profuma nel senso che se io lo assaporo, quello è un tempo dell'esistere, dell'essere, non del funzionare. Il tempo del funzionare non è un tempo che profuma, è un tempo che si divora. E invece la possibilità di riuscire a restare in contatto con sé, con l'esperienza, permetterci di conoscerci, permettere di conoscere appunto quali sono i miei valori, i miei desideri, le mie direzioni, quello che vorrò fare da grande. E dico un'altra cosa che veramente mi sento tantissimo di dire davanti a voi. Vi chiederanno cosa volete fare da grandi, state costruendo il vostro futuro, va bene. Posso dirvi quanti lavori ho cambiato dai 20 ai 50 anni? Tanti. Non è che dovete puntare sul cavallo vincente a 19 anni e se avete sbagliato cavallo siete fregati a vita. Non fatevela raccontare così perché non è vero. Non è vero. Certo, è vero nel momento in cui io la prima cosa che scelgo mi ci accoccolo e sto lì schiscia, come si dice a Milano, non so come si dice ad Ancona, bella riparata. Perché se cambio, la mamma cosa dice, il papà cosa pensa, cosa rischio, lo stipendio, il posto fisso. Che cozzalone, l'avete visto? Il posto fisso per me è quella roba lì. Che va benissimo il posto fisso, gran privilegio, però, buon Dio, non si vive solo di posto fisso. Voi potrete iniziare a fare una cosa, poi ne potrete sperimentare un'altra, capirete facendo che cosa vi piace e soprattutto capirete facendo che cosa non vi piace. Ma finché non lo fate non lo sapete. Io ho lavorato per anni in un ufficio, mi ci vedete? Neanch'io mi ci vedevo. Però ne avevo bisogno, avevo trovato quella possibilità, avevo vinto un concorso mio malgrado, nel senso l'ho fatto a 19 anni, del tipo vabbè, ho passato, cosa fai? Non ci vai. Anche perché il famoso papà, se non avesse accettato il posto, non eravamo pronti. Però poi... ho fatto delle cose, ho cambiato, nel frattempo ho studiato, ho cambiato lavoro. Sono un'inquieta, non lo so, può darsi, però io sono molto felice del mio percorso. E non è che mi sto ergendo a esempio per voi, però davvero non rimanete inchiodati. La risposta alla domanda chi sei e come posso esistere è una risposta dinamica, evolutiva, di processo. Per fortuna alla domanda chi sei a 19 anni rispondi in un modo, a 15 in un altro, a 50 in un altro ancora, purché tu sia la stessa persona. Ma meno male, se no vuol dire che ti sei inchiodato e avvizzito a 19 anni. E questa non è felicità. La felicità ha in sé anche un po' di rischio, ha in sé un po' di coraggio, che non vuol dire allora appunto fare gli sforzi. Vuol dire appassionarsi alle cose e prendersi qualche rischio. Quando vi dicono, ma stai attenta, potrebbe andare male, rispondete, sì è vero, ma potrebbe anche andare bene. Sai che c'è? Ogni tanto questa cosa ce la dimentichiamo. E comunque lo dirà la storia. È stupido dirselo prima, che ne sai? Quindi, che cosa vuol dire filosofare per come ci stiamo raccontando le cose? È... la filosofia, allora, Ado dice che la filosofia è un'esperienza vissuta e i discorsi filosofici degli antichi sono appunto, come dicevo prima, esercizi spirituali che non mirano a informare, ma a formare e trasformare noi stessi. Quindi, appunto, queste domande che ci stiamo facendo, Pierre Ado, che è un autore, anche lui, no, lui in realtà non c'è più da qualche anno, autore francese che è
diciamo, quello che ha riscoperto la filosofia come stile di vita. Una filosofia che appunto nell'antichità non era, come la conosciamo adesso, una filosofia chiusa nelle università dove studiavi dei tomi alti così, punto, che quella è la storia della filosofia ed è il discorso filosofico, e va benissimo. Ma la filosofia nasce nelle scuole filosofiche, quindi il filosofo era quello che prendeva, usciva dalla città, usciva dalla polis e diventava, dice Adò, atopos, cioè senza luogo. Sceglieva di non appartenere alla città e andava in una scuola che sceglieva, poteva essere quella epicurea, quella stoica, quella aristotelica, piuttosto che platonica, e lì praticava la filosofia. Cioè costantemente si muoveva tra il discorso che in qualche modo giustificava l'esistenza e ne dava una visione, una direzione, e una pratica di vita che desse ragione a quel pensiero. Ma il pensiero, se la pratica di vita non poteva rispondere al pensiero, si modificava. Oppure modificavi la pratica di vita in base al pensiero che guidava la tua esistenza. Nella direzione di connettere ciò che si pensa a ciò che si dice, a ciò che si fa, che è una delle cose più difficili della vita. Perché a pensare più o meno ce la possiamo fare. La cura della parola e quello che diciamo e la connessione tra ciò che pensiamo e quello che diciamo già è un passaggio un filo più complicato. A volte abbiamo paura di dire, a volte diciamo male, a volte omettiamo, a volte abbiamo un pensiero di... faccio un esempio sciocco, ma che forse non lo è del tutto. Io penso di essere per la pace nel mondo, se qualcuno non mi apre la porta come voglio io, lo mando a fan bagno. E beh, allora gain quai cosca va no, come si dice a Milano, c'è qualcosa che non va. Perché siamo bravi tutti a dirci che siamo per la pace nel mondo. Ma la pace da dove si costruisce? Giusto per un tema, ahimè, estremamente attuale. Io sono per la fratellanza, sì, però se mi arriva il compagno straniero, per favore, anche no, prof, mi sposta per piacere. Però io sono per la fratellanza, ma non con lui. E allora la connessione tra pensiero, parola e azione è davvero una tensione difficile, importante, centrale. E allora la filosofia come stile di vita è questa cosa qua. Avere sempre in qualche modo l'attenzione alla, usiamo un termine che sicuramente già conoscete, ma magari lo conoscete perché arriva anche un po' da altri tipi di sapienze, spesso per noi più di derivazione orientale, anche se la filosofia occidentale tutto questo ce l'ha, la consapevolezza. Avere la consapevolezza di come si è. E nella consapevolezza accettare che siamo un po' dei disastri. Nel senso che appunto questa tensione di coerenza tra il pensiero, la parola e lo stile di vita resta una tensione, resta un'ambizione, cadremo 800 volte al giorno, va bene, questo è sufficiente per rassegnarsi? No. L'esercizio è proprio questa cosa, quotidianamente, pazientemente ritornare e dire ok, io vorrei in realtà costruire questo tipo di stile di vita, che vuol dire? Stile di vita fondamentalmente vuol dire appunto che priorità do al mio tempo, che senso do al mio tempo, quali sono le relazioni che contano, come spendo il mio denaro, quanta importanza do al denaro, perché devo guadagnare l'ira di Dio se in realtà poi appunto le mie esigenze sono piccole, oppure voglio guadagnare molto, sì, ma nella visione di che cosa e come mi occupo degli altri, come sto in relazione. Allora lo stile di vita è ciò che traduce in termini estremamente concreti e quotidiani tutto questo pensiero, di cui mi posso curare appunto come facevano i filosofi antichi, mi posso curare nella quotidianità attraverso il dialogo, attraverso l'esame di coscienza. Cito questo esercizio perché noi siamo abituati a frequentarlo in chiesa, quando ci fanno catechismo più o meno in seconda, terza elementare. In realtà l'esame di coscienza nasce coi pitagorici, piuttosto che la correzione fraterna, che noi siamo abituati a pensare come confessione, in realtà nasce lì, piuttosto che la scrittura del diario. Vi invito a leggere, se lo vorrete, A me stesso di Marco Aurelio. La scrittura come possibilità di rimanere a un
in un'attenzione e una visione su di sé concentrata, non distratta, perché in realtà noi siamo molto bravi a distrarci. Pensiamo di voler andare là, poi in realtà vediamo il fiorellino lì, la barcavela là, e poi dici aspetta, dov'è che stavo andando? E inizi magari anche a non stare bene proprio perché ti sei perso, per quanto magari tu abbia visto mille cose interessanti. Quindi l'esercizio filosofico come possibilità di rimanere centrati rispetto a quello che si vuole. Queste sono altre immagini che ho scelto su come possiamo vivere e rappresentarci il tempo. Abbiamo parlato di tempo, il tempo che profuma, il tempo che usiamo, il tempo per funzionare, il tempo per esistere. Queste sono delle immagini possibili, ovviamente ce ne saranno mille altre, ma pensate com'è diversa la percezione e il vissuto del tempo che abbiamo di un tempo lineare scandito dalle lancette dell'orologio e un tempo dettato da un tramonto o da un'alba. È lo stesso tempo, sono 24 ore, ma pensate alla differenza del vissuto. Noi siamo molto inchiodati al tempo lineare dell'orologio, anzi già che lo nomino lo guardo perché poi volevo farvi fare una cosa e se no mi perdo. Pensate alla clessidra. La clessidra è un oggetto inquietante perché vedi il consumarsi del tempo. La sabbia che scende, che finisce. È un altro vissuto estremamente interessante a cui tra l'altro noi non siamo abituati. Il tempo della meridiana, che è un tempo comunque legato al sole, legato sempre a dei cicli più naturali rispetto al tempo dell'orologio, e poi un tempo così, un tempo liquido, un tempo... A me inquieta un po' quel quadro, però poi ognuno, anche qui, come sempre l'arte, grazie al cielo, ci permette... È un tempo morto? Alessia? Sì? Ti dà quell'impressione? Sì, anche a me dà qualcosa di inquietante. Però ecco, il tempo, in realtà, quando noi diciamo tempo, crediamo di dire una cosa sola. In realtà per ciascuno di noi il tempo può avere tantissime sfaccettature, tantissima esperienza, tantissimo vissuto, e spesso e volentieri nella stessa giornata noi possiamo sperimentare più tipi di tempo. Però sarebbe interessante, a proposito di esercizi filosofici, ogni tanto scegliere di non essere, per esempio, soltanto divorati dal tempo lineare dell'orologio. Perché scegliere la qualità del nostro tempo davvero è qualcosa che ci è concesso, che possiamo fare. Dimmi. Chiami? Grazie Emanuele. Avete sentito? Emanuele, prova a tradurre, se sono parziale o sbaglio dimmelo. Emanuele giustamente diceva: la parte alta che abbiamo della clessidra è il futuro, è ancora tempo che deve passare. La parte bassa, quindi la sabbia che è già scesa, è il passato. E lui dice: io mi colloco, voglio stare in quello spazio ristretto dove la sabbia sta passando, dove scorre, perché se mi fermo, se mi concentro, se cerco di tenere insieme tutte e tre le dimensioni, passato, presente, futuro, non ce la faccio, è troppo, giusto? Questa cosa che tu hai detto, che è bellissima e ti ringrazio, è esattamente la definizione dell'esercizio del tempo presente. Cioè quella capacità, te la dico con Marco Aurelio, non preoccuparti del passato, non preoccuparti del futuro, perché il passato non ti appartiene più e il futuro non ti appartiene ancora.
Saper stare nel tempo presente è uno degli esercizi più importanti e a volte più difficili che noi possiamo fare. Perché noi in realtà, e forse vale di più per gli adulti ma non per forza, siamo estremamente o legati al passato come malinconia, come rancore, come appunto rimpianti e quello che non c'è più, oppure siamo estremamente preoccupati del futuro. E questo forse a volte vi tocca di più. Cosa sarà, cosa succederà, e poi cosa farò, e poi... In realtà la preoccupazione per il futuro non ha nessun senso. Non ha nessun senso non perché il futuro non vada in qualche modo immaginato, pensato e per certi versi progettato. Però, e ahimè, il Covid, e non solo il Covid, ce lo hanno insegnato molto bene, i nostri progetti... Non valgono, non che non va. La vera difficoltà è riuscire a stare nel presente immaginando il futuro, ma senza provo a dirla così, senza affezionarsi eccessivamente al futuro che immaginiamo, perché poi è come se credessimo di aver fatto un contratto scritto per cui l'unico futuro possibile è quello lì, ma è tutto nella tua testa, eh. Ma chi ti ha detto che il futuro sarà quella cosa lì, la sfera di cristallo della Maga Magò? Allora, stare nel presente vuol dire iniziare a costruire il futuro, perché noi nel presente costruiamo il futuro, senza cadere vittime di mille preoccupazioni che, tra l'altro, più delle volte ci tolgono un sacco di energia e non servono assolutamente niente, perché come dicevo all'inizio, ci sono cose che dipendono da noi e cose che non dipendono da noi. E tantissime cose di cui noi ci preoccupiamo per il futuro non dipendono da noi. Quindi riuscire a collocarsi in quello spazio che tu hai individuato come centrale è assolutamente l'esercizio filosofico più importante che si può fare. E poi, vabbè, intanto le slide avete visto, in realtà le uso poco, ma da qualche parte forse lo intravedremo. Cito proprio l'esercizio filosofico del tempo presente, ammetti che avevi visto le slide prima che io arrivassi, scherzo. Perché la filosofia antica, se c'era un esercizio che metteva d'accordo tutte le scuole, perché ogni scuola aveva appunto magari esercizi diversi per cui rimanere nella consapevolezza, tutte le filosofie e tutte le scuole filosofiche avevano come esercizio comune l'esercizio filosofico del tempo presente. Che, guarda caso, e tu l'hai detta questa cosa all'inizio, e a te è evocato questa cosa il quadro, si chiamava esercizio della morte. Perché per i filosofi, e tuttora è così se voi leggete dei testi di filosofia, se c'è una visione che ci rende importante il tempo presente è proprio la visione e la meditazione sulla morte. Cioè l'unico tempo certo di cui noi disponiamo è il tempo presente. E ahimè ce ne accorgiamo solo quando sentiamo che la nostra vita non è eterna, almeno non questa, poi ciascuno crederà alle sue cose sul dopo morte. Proprio quando, la dico con Confucio, noi abbiamo due vite, dice lui, diceva, la seconda incomincia quando ci accorgiamo di averne una sola. Cioè quando facciamo quell'esperienza forte del fatto che comunque la sabbia si consumerà, allora lì il tempo diventa prezioso, diventa importante, diventa l'unico davvero possibile. A questo punto io mi fermerei e vi chiederei la collaborazione o comunque la disponibilità. Intanto vi dico una... mi centro su quello che voglio dirvi perché ho già troppe cose in mente. Adesso vi cito una frase di Epicuro che mi hai suscitato anche tu e anche tu, e vi chiedo di darvi un paio di minuti, tre, in cui fate mente locale su questa cosa. E vi do un'indicazione. Se volete potete scrivere, se avete da scrivere, se non volete scrivere va benissimo usare, giusto, i telefoni, e vedete, sono un po' giurassica. Potete usare i telefoni per scrivere, giusto, oppure la carta, anch'io amo ancora molto la carta,
oppure potete farlo semplicemente nella vostra testa. La frase di Epicuro è questa: una e la medesima è l'arte del ben vivere e del ben morire. La ripeto. Una e la medesima, cioè proprio la stessa, è l'arte del ben vivere e del ben morire. E allora, prima di tutto vi chiedo, ognuno per sé, di pensare molto liberamente, spontaneamente, che cosa vuol dire per voi arte del ben vivere e che cosa vuol dire per voi arte del ben morire. Dimmi. Ah, aspetta, no, perdonami. Poi arriviamo alle risposte, ti ringrazio se ne hai. Però prendiamoci 2 minuti in cui ciascuno ci pensa. Dopodiché, volentieri, anzi assolutamente, do spazio alle vostre considerazioni. Lui la dà come affermazione. Una è la medesima, è l'arte del ben vivere e del ben morire. Cosa significa per me ben vivere? Cosa significa per me ben morire? Allora, è ovvio che è una domandona in cui 2 minuti facciamo sì, no, in tempo a scrivere un titolo. Però questa frase ha profondamente a che fare col concetto di felicità, perché ci parla di ben vivere, e la felicità è il ben vivere, è, come dicevano i greci, eudaimonia, cioè avere un buon demone, avere qualcosa che ci anima, che appunto ci porti all'essere la versione migliore di noi e quindi anche alla felicità. Ma che cosa c'entra il ben morire con la felicità? Allora, prima di andare avanti io a fare il monologo, chiederei, e spero che tu adesso non mi odi, a chi eventualmente aveva già qualcosa da dire, di venire qua. Mi piacerebbe avere almeno, se non sono troppe, 4-5 persone di qua e 4-5 persone di qua. Ta-da! Bastano anche 3. Uno no, 2 sicuro, se no la disputazio. Dai, oh, Manuele, avanti, applauso a chi è coraggioso. Ti chiami? Leonardo. Leonardo. Vorremmo una rappresentanza femminile, grazie. Dai. Non siate timidi, la filosofia ha bisogno di voi. No, ma non preoccupare, vieni, vieni, vieni. Ricordami come ti chiami? Alessia. Guarda che se fai un altro commento ti obbligo a venire qua. Manca almeno una ragazza di qua. Dai, è un gioco! Cavoli, non ho neanche il potere di avere il registro e chiamare io. Mi sarebbe sempre piaciuto. Vabbè, se no va bene anche un maschio, non è che ci offendiamo. Oh, brava, grazie. Basta? Non ne abbiamo altri? Guarda che ti è caduto un pezzo, Alessia. È vergognosa? Ha bisogno che venga a prenderla per la manina? Vengo a prenderti per la manina? Mi avevano detto di non uscire dalla telecamera. Dai, ti prego. Guarda che è un gioco, eh. Allora vieni anche tu. Che...
Eroe, dai, su, andiamo, come ti chiami? Bravo, oh, vedi la spontaneità, ci piace. Quindi, cavoli, invitandoti, guarda, ti do il diritto di scegliere l'ultimo che manca, perché a questo punto siamo sbilanciati. Decido io, e vabbè, ma fatti odiare un po' anche tu, mi faccio odiare solo io. Secondo me in quella zona là non si è ancora mosso nessuno. Che facce, dai, no, guardavo te. Oh, beh, c'è di buono che vi arrendete in fretta. Oh, molto bene. A questo punto, quello che stiamo per fare è un esercizio filosofico estremamente divertente, spero, e comunque interessante, che si chiama disputatio. Cioè una vera e propria disputa in cui bisogna proprio difendere le proprie opinioni. Ci sarà un gruppo che difende un'opinione e il gruppo che difende l'opinione opposta. Quindi, do la prima indicazione, combattivi, vi voglio, cioè non è che dobbiamo fare una robettina di maniera, dobbiamo convincere il gruppo dall'altra parte che noi abbiamo delle ottime argomentazioni, perché appunto non è soltanto una roba in cui ti urlo e ti insulto, non abbiamo invitato sgarbi o gente del genere. L'idea è che ciascuno deve trovare una buona argomentazione per poter sostenere la sua tesi. L'unica regola è che voi sosterrete che è vero che una è la medesima è l'arte del ben vivere e del ben morire, è proprio così, e voi sosterrete che è una palla colossale, che non è vero, che se io devo praticare l'arte del ben morire non posso praticare quella del ben vivere. Ok? Dovete cercare dentro di voi queste motivazioni, un po' inventandole, un po' cercandole, perché in realtà questa frase, immagino per ciascuno di noi, possa essere una frase in cui uno dice sì, è vero, è proprio così, l'arte del ben morire è fondamentale per l'arte del ben vivere e viceversa. Qualcun altro altrettanto potrebbe dire ma no, in realtà l'arte del ben morire, che peso, per l'arte del ben vivere non mi interessa e viceversa, cosa c'entrano queste due robe? Prendetelo come un gioco, comunque. Tanto non ci sono voti, non, va bene? Ma vi svelo la parte successiva dell'esercizio, che poi voi sosterrete la loro posizione e loro sosterranno la vostra. O dopo però li offrite da bere, perché non è banale. Analcolico. Quindi mettetevi qua, che dovete vederli in faccia, voi mettetevi di qua. Ok. Quindi voi sostenete che l'arte del ben vivere e del ben morire sono la stessa cosa e devono andare insieme. Va bene? Voi sostenete che l'arte del ben morire e l'arte del ben vivere sono due robe diverse, non c'entrano niente e che anzi forse l'arte del ben morire ci appesantisce un filino se vogliamo essere felici, giusto? Mentre l'idea è, no, se vogliamo pensare a una vita bella e alla felicità dobbiamo occuparci anche dell'arte del ben morire, magari fatevi una mezza idea molto spontanea di cosa vuol dire ben morire. Boh. Ci siamo? Se volete darvi un momento di confronto, se no ve la giocate sull'improvvisazione, perché vedo che loro sono già partite. È difficile, perché io adesso certo. Più sulla loro parte che su
Ok, dai. Pronti? Partite voi? Ok, avanti. L'arte del buon vivere è la stessa cosa identica all'arte del buon morire, perché una vita piena è una vita senza rimpianti, senza niente, e quindi quando si muore non bisogna averne. I guerrieri più forti hanno sempre dato importanza alla loro morte, che rappresentava tutta la vita, ma secondo me un guerriero non deve essere soltanto un guerriero con spada e scudo, un guerriero può essere anche un guerriero persona. Quindi l'arte del buon vivere equivale anche all'arte del buon morire. Scusate, è vero, viene voglia, sono cose, cioè io veramente sono colpita dalle profondità. Teniamo però l'applauso alla fine di tutto, perché sennò rischiamo poi che arriviamo alle 11 e magari non, invece volevo fare una cosa che stesse in altri tempi. Prego. Secondo me vivere una vita felice, vivere una vita felice piena di soddisfazioni, ancora? Piena di soddisfazioni, che realizzi i tuoi desideri, la morte poi è un qualcosa che ti libera anche dal peso della vita, secondo me. Quindi hai realizzato tutto quello che dovevi realizzare, la morte fa parte anche di quello che rispetta la tua persona. Anche di quello che lasci dopo di te. Alza la voce, dillo, alza la voce. Hai detto anche di quello che lasci dopo di te. Quindi tu dici, per lasciare qualcosa di sé ci devi pensare che morirai. No, nel senso, cioè, per me in generale, cioè, se non c'è il dolore non puoi sapere cos'è la felicità e viceversa. Quindi secondo me serve un po' di entrambi nella vita. E poi appunto prima lei ha detto gli incontri, incontrare l'altro, cioè non è che se io una volta morto non ci sono più, perché se vivo nei ricordi degli altri ci sono. Lascia comunque un po' di felicità, dolore, quello che sia. Io invece, vado io. Dovete litigare, poi fai male. Li voglio combattivi. Vai, prima tu. Di pancia, faccio un esempio a tutti quanti. Io non sono abituato a parlare davanti a tante persone, però da buon cantante che mi posso definire, perché scrivo canzoni rap, ogni tanto l'ho fatto. E allora, tutti hanno detto l'esempio tra buon vivere e buon morire, quindi vita e morte. Io invece faccio un altro esempio, un po' più terra terra. Io sono di Napoli, sono molto carnale, molto emotivo. Allora io penso che quando, per esempio, quando siamo commossi, stiamo piangendo, lì c'è la mescolanza di due emozioni. Cosa sto facendo in quel momento, secondo il mio punto di vista ovviamente? Sto vivendo una cosa che è opposta alla mia volontà. Cioè, per esempio, rido, ok, piango, è insieme, è mischiato. Quindi la commozione è un può essere mista, quindi il buon vivere e il buon morire è la stessa cosa per me. Capito perché li amo, dico con fierezza, che fanno un insegnante? Certo, complimenti a loro e a loro. C'è qualcosa su cui volete controbattere? Perché sennò poi cambiamo i ruoli. Sì, eh. Sì, vai. È vero che quando li amo, però questi pensieri non servono, dopo non sarebbe bello, perché tu puoi
io ho detto sia belli che brutti. No, litiga, e dire, oh, non mi interrompo, dimmelo. Cioè, comunque sia vivi, però non sempre in positivo e non sempre in negativo, quindi la morte può sopraggiungere nel momento in cui tu stavi cambiando come persona e ti stavi realizzando e non riesci a finire quello che hai fatto. Però così allora non hai fatto un buon vivo. Così per allora non hai fatto un buon vivere. Sì, cioè potresti aver fatto un buon vivere per la persona che eri prima, però magari sul punto di morte hai iniziato a cambiare la tua idea, cioè pensando, ma io ho realizzato in pieno la mia vita, io sono contento della mia vita, ho fatto quello che volevo fare, ho fatto quello che gli altri volevano che potessi. Oppure magari hai fatto una vita comunque piena appunto per te stesso, magari le persone che ti ricorderanno, magari che per loro so che facevi non era completamente giusto, e quindi potrebbero comunque dire che avevi fatto, cioè sbagliato, magari avevi già pieno, non era stata male. Ok, grazie, mi piacerebbe lasciarvi andare avanti ore, ma adesso ci invertiamo. Mi dicevano che in realtà posso farvi usare il microfono perché sennò chi è in streaming non sente. Ok. Urca, non dovevo dirlo. No, non siamo in streaming. No, vero? Non c'è collegamento. È caduto. Il collegamento è caduto. Non ci vede nessuno. È scappato. Allora, adesso voi sosterrete che la buona morte non serve a niente, cioè l'arte del ben morire non serve a ben vivere, cioè proprio inutile, dannosa, faticosa, toglie la felicità, e voi sosterrete invece al contrario che l'arte del ben morire è fondamentale per poter ben vivere, perché la felicità senza la meditazione della morte non è felicità. Perché questo esercizio? Poi appunto facciamo la seconda parte. Perché in realtà ciascuno di noi spontaneamente è portato, come hanno reagito alcuni vostri compagni prima, a dire no, aspetta, io volevo difendere quell'altra roba, perché io credo in quella roba lì. In realtà ciascuno di noi è importante che ogni tanto provi a esplorare anche delle posizioni opposte. Perché in realtà anche della posizione opposta qualcosa a volte ci appartiene. Il pensiero non è mai, per fortuna, così lineare, e frequentare la complessità del pensiero è un esercizio che ci rende molto più ampi, molto più capaci di profondità, molto più capaci di tenere insieme gli opposti. Mi è piaciuto molto questo esempio della commozione, che è esattamente quella possibilità di tenere insieme due cose apparentemente così diverse, ma che esattamente lì invece combaciano. E quindi quello che vi chiedo di fare adesso è cercare le ragioni esattamente opposte. A questo punto però ci passiamo il microfono perché non siamo in streaming, ma metti che ricapita il collegamento, magari è utile che sentano anche a casa. Ok? Chi vuole partire? Avete bisogno di 2 minuti di nuovo o siete carichi? In te ti vedo bella carica, brava, tienila lì. Ci siete? Ok? Pronta? Vai. Allora, la felicità è... Quindi parliamo della vita e della morte, no? La felicità è una cosa, ha un valore importantissimo che alcune volte possiamo dare anche per scontato, però se noi pensiamo che la felicità ci potrebbe essere sempre, questo valore non diamo il valore che ha. Quindi pensare che questa felicità non può durare per sempre, quando ce l'abbiamo, ce la godiamo di più. E quindi la morte serve a questo, serve a capire che ci dobbiamo godere ogni momento, no? Nella nostra vita. E la bella vita finisce con la bella morte perché sono due arti messe insieme, possiamo chiamarle. E niente, per me è questo. Grazie. Facciamo rispondere o vuoi... No. Grazie. Prova, no. Allora, fin dai tempi dell'antichità, tutti hanno sempre detto che la morte
è una dimensione e la vita ne è un'altra. Quindi, perché doversi crogiolare nel pensare a quello che succederà dopo se in realtà si sta vivendo la vita? La vita bisogna viverla appieno nella sua dimensione, la vita. La dimensione della morte è un'altra dimensione che arriverà dopo. Quindi il buon morire è un'altra cosa che non ha niente a che fare con la buon vita. Secondo me comunque la morte ha un ha un'importanza molto elevata, perché tu non sai mai quando morirai, comunque potresti morire tra un'ora, tra 5 minuti o tra 100 anni, e secondo me la felicità, la vita felice la raggiungi quando in qualsiasi momento tu muoia, se tra 2 minuti, tra un'ora, tra 100 anni, e sei comunque felice della vita che hai fatto e non hai rimpianti. Quindi secondo me appunto devi essere felice sempre e non avere mai rimpianti, non puntando al futuro ma puntando appunto al presente e non sapendo cosa ti aspetta anche tra 10 minuti o tra un'ora. Quindi questo. Invece secondo me non puoi vivere una bella vita se pensi costantemente a un'ipotetica bella morte, perché vivi il momento. Se io sto costantemente pensando a quando arriverà quel giorno, quel punto, non mi godo realmente l'attimo e non mi godo realmente la vita, secondo me. Però tu non è che ci pensi alla morte, tu quando sei felice pensi alla tua felicità, e nel caso in cui dovessi morire, magari negli ultimi secondi di vita, dici ok, non ho avuto rimpianti e sono felice di ciò che ho vissuto e di ciò che ho fatto. Quindi non pensi alla morte, però se arriva comunque sei comunque felice in qualsiasi momento. Certo. No, è che cioè, voi parlate di morte nel senso solo morte, nel senso sono morto, o anche una morte simbolica? Perché la morte può essere anche quello. Grande domanda. Chiariamoci sulla morte simbolica. In realtà intendiamo, penso, per morte simbolica tutte quelle rinunce, morti intese come appunto qualche cosa che non possiamo avere, qualche cosa che perdiamo, che ci può capitare, giusto? Più o meno nella nostra quotidianità, perché di morti simboliche noi ne abbiamo ogni giorno o comunque più volte nella vita, e anche questo ci rimanda poi la nostra possibilità di relazionarsi o meno con la felicità. Allora, secondo me comunque sia, come ha detto pure Laura, ci sono morti che sopraggiungono tutti i giorni, come può essere la morte dello spirito, che magari succede in un momento in cui non ti senti tanto bene, c'è un po' di problemi, però in questo modo tu puoi anche tra virgolette risorgere, perché non sei morto fisicamente ma solo mentalmente, e ti puoi riprendere. E in questo modo, anche se la prima morte può essere brutta, la seconda che verrà fisica sarà bella, perché comunque sia tu sai che sei riuscita a realizzare tutti i tuoi obiettivi nella vita, tutti i tuoi desideri, che magari non sono sempre gli stessi, perché comunque sia l'uomo come definizione è mutevole, quindi cambia nel corso del tempo. E questo. Oppure comunque quando c'è una morte magari che fallisci e quindi nel momento nell'apice della tua felicità comunque cadi, magari sai che ti accorgi che tutte le energie che hai messo per arrivare a quel punto della vita in cui eri veramente felice, poi dopo questo piccolo appunto, dopo questa piccola delusione, sai comunque che potrai comunque ricominciare, avviare una nuova vita e quindi puoi essere felice di nuovo. E quindi comunque alla fine il rimpianto, se così si può dire, dura in quell'attimo, e poi comunque dopo torni a essere felice come prima e ti accorgi che magari ti stavi lamentando alla fine del nulla, in pratica.
Allora, sempre parlando del discorso che io sono di Napoli, certe frasi quando le sento allora dico va bene, lo dico perché... Allora, tutti conosciamo il grande Antonio De Curtis, detto anche Totò. Tutti, ok. Allora, lui ha scritto una poesia chiamata La Livella. Brevemente, La Livella parla del dialogo di due anime, un'anima ricca e un'anima povera, un'anima che aveva vissuto nella nobiltà e un'anima che aveva vissuto sempre nella povertà. C'è un certo punto in cui l'anima povera dice all'anima ricca, c'è un dibattito tra loro, l'anima ricca gli dà dello turpe mal creato, lui gli risponde, quest'anima povera, davanti alla morte siamo tutti uguali, che vuol dire? Puoi essere stato un imprenditore, un sognatore, l'uomo più ricco sulla faccia della terra, ma davanti alla morte sei lì, completamente disteso e pronto per morire. Io penso comunque che quando lui intende che sì, nel momento della morte siamo tutti uguali, intende nello stato fisico comunque, perché sì, siamo un corpo che appunto non ha più funzioni vitali e che quindi è pronto alla morte e magari non si sa dopo la morte cosa c'è, quindi in quel momento siamo tutti uguali e nessuno sa cosa c'è dopo. Però nei momenti, magari negli ultimi non so, secondi di vita, prima della morte, in realtà siamo comunque ancora tutti diversi, perché ognuno ripensa magari alla propria vita e c'è chi la ripensa con rimpianti, chi con delusioni, chi invece con felicità e con gioia. E quindi c'è chi è comunque felice di aver vissuto, chi è triste, chi è che vorrebbe aver fatto di più, questo. Se c'è qualcosa che volete aggiungere, vai, ormai chi la ferma più? Grande. E, cioè, comunque sia quello che ha detto Leonardo è giusto, però cioè, comunque sia quando arriviamo davanti alla morte, tu puoi essere o felice, molto molto felice, perché ti senti realizzato, sei felice, indipendentemente dal tuo status sociale, perché tu puoi essere un povero, magari un grande imprenditore, però il grande imprenditore non è felice della sua vita, perché magari la sua azienda l'ha ereditata dal padre, dal nonno, da qualcuno, e non è la sua, e non è la sua vera vocazione. Mentre il povero può essere povero perché ha deciso di donare tutto quello che aveva agli altri e essere felice con poco. C'è qualcosa su cui volete chiudere? Soddisfatta? Vai. Che la morte crea pace a chiunque. Io non credo dopo la morte che ci sia nient'altro. Quindi anche se parlo principalmente per le persone che non hanno avuto una bella vita, che la morte per tutti, chi ha avuto e chi no una bella vita, possa portare a una serietà che forse non si è avuto. Però ovviamente bisogna vivere la vita tutta. Poi dopo arriverà la morte, quando deve arrivare. Questa vuol vincere, ha detto, ci stava dando ragione così. Dichiariamo ex aequo la vittoria, applausone, bravissimi. Ottimo, grazie, potete accomodarvi, grazie mille davvero anche della profondità dei vostri ragionamenti. Bene, no, davvero, intanto grazie perché... Non solo vi siete esposti, ma avete sondato dei ragionamenti e degli approfondimenti veramente degni di nota. Comunque eravamo in streaming, dov'è la mia amica terrorizzata? Anche perché spero che anche chi è in aula o comunque online possa partecipare a queste riflessioni. Ecco, questo esercizio è un esercizio che ci obbliga
appunto l'avete visto, voi che l'avete fatto, e davvero grazie, perché non era semplice, non è semplice fatto davanti ad altri, a andare proprio a pescare nel proprio pensiero, nella propria esperienza, nelle proprie profondità, perché poi non è che abbiamo parlato vince la Juve o vince il Napoli, cioè, abbiamo parlato di argomenti davvero molto molto intensi, molto profondi e per niente abituali, perché in realtà se ci pensate della morte non si parla mai, è proprio il grande tabù, come si dice, no? Quello di cui non si parla, ma è vero anche, come dice la frase di Epicuro, che se noi non parliamo mai della morte, in realtà non parliamo mai della vita, o comunque parliamo della vita solo fino a un certo punto, perché poi appunto arriva la malattia, già è dolore, arriva la morte simbolica, però già è dolore, arriva magari una malattia o un lutto, e quello non si può nominare, arriva un momento depressivo, di fatica o di mancanza di senso, e quella roba è meglio non nominarla. Ho capito, cosa resta? L'aperitivo? Non so, il tennis? E però poi non possiamo parlare di niente. Allora in realtà noi possiamo davvero parlare in profondità della felicità e dell'esistenza solo se ci permettiamo di arrivare spesso e volentieri anche a nominare non il suo contrario. Perché la felicità non è il contrario del dolore, così soprattutto come la vita non è il contrario della morte, ma l'altro suo aspetto ne fa parte. E allora quando noi ci impediamo di parlare delle parti un po' più faticose, buie, apparentemente fuori moda appunto dell'esistenza, ci stiamo negando la possibilità di parlare davvero dell'esistenza. Perché è quello che hanno detto molto bene i vostri compagni, anche nella fatica di andare a cercare le motivazioni più diverse, perché dire sì, parlare della morte serve, no, parlare della morte non serve, e poter sostenere entrambe le posizioni non è semplice, ma in realtà questo ci dice che forse entrambe le posizioni hanno la loro verità e hanno il loro diritto di esistere. E per ciascuno è diverso, anche in base alla propria esperienza. Quello che ci dice Epicuro però è... No, scusate, prima di andare avanti io col mio monologo, per cui vi sfinirò la prossima mezz'ora. Qualcuno di quelli che non si è proposto o di chi si è proposto ha commenti da fare sull'esercizio o su ciò che abbiamo sperimentato e detto? Ti è piaciuto? Bene, mi fa piacere. Ed è una cosa che si può fare davvero, un esercizio che si può fare sui temi più diversi, soprattutto quando all'interno di un gruppo, anche appunto in termini di gioco, visto siete partiti tutti un po' rigidetti, poi era lì del tipo tocca a me, no, non sono d'accordo, poi vi siete trattenuti ma si sentiva che c'era già un po' più il gusto, no? Quando si creano quelle discussioni in cui dici sì però, no però, sì ma, dire aspetta, proviamo a dividere proprio come se ci fosse una verità da una parte e una verità dall'altra. E facendo due gruppi o mettendoci, dibattiamo e poi però scambiamoci posti, perché il valore aggiunto è davvero quello, che tu sei obbligato ad andare a cercare le ragioni di qualcosa che magari immediatamente ti pareva non ti appartenesse, ma non è mai così. Non c'è mai un qualcosa su cui tu pensi esattamente solo quella roba. Pensi sempre un po' anche al suo contrario, o c'è del vero anche nel suo contrario. Quindi sono contenta, se vi è piaciuto potete sperimentarlo anche in classe su altre cose. E poi appunto almeno si gioca un po'. Andando appunto invece su Epicuro e sulle cose che ci siamo dette stamattina, poi semmai le slide, non so come funzionano, guardavo al cielo, non so, lo streaming, i tecnici, chi organizza, a chi devo parlare, nell'etere dirò che se poi ovviamente queste slide vogliono essere divulgate, perché in realtà ne avevo preparate tipo 32, ne abbiamo viste 4. Aspetta però, prima di Epicuro, ma non per altro, perché mi sembra di aver messo anche un'altra immagine, vabbè, tutte queste robe poi ve le guardate, ve le leggete. Ecco, dopo arriviamo all'esercizio filosofico della morte, ma ecco, quando noi una piccola parentesi, poi torniamo a Epicuro. Quando noi pensiamo alla ricerca di senso dell'esistenza,
Possiamo pensarla in più modi. Il senso come una freccia scoccata, no? Il senso è quella roba lì, è solo quella roba lì, e c'è una linearità nel percorso di vita che io posso fare per raggiungere il senso della mia esistenza. Oppure, molto più facilmente, a me questo convince un po' di più, il labirinto. Io sono nella mia esistenza, non è esattamente lineare, succedono cose, finisco ogni tanto davanti a uno sbarramento, torno indietro, sperimento, a volte mi fermo un po' terrorizzata, a volte riparto, a volte se ho la possibilità, non so se siete mai andati in qualche labirinto, spesso a un certo punto c'è una specie di torretta che vi permette di salire e fare quell'esercizio che abbiamo fatto con la prima immagine del viandante sul mare di nebbia, perché guardando il labirinto dall'alto, magari quando scendo, se non sono proprio del tutto rimbambito, mi ricordo alcuni passaggi e quindi magari è più facile che io riesca ad uscirne. E quindi ogni tanto anche qui può essere utile. Oppure può essere una bussola, che è qualcosa di meno lineare e diretto di una freccia scoccata, però è un po' meno complicato di un labirinto. E in realtà nel corso della nostra vita noi sperimentiamo diversi modi di cercare il senso. A volte è chiarissimo dove vogliamo andare, come ci vogliamo andare e siamo davvero una freccia scoccata. A volte siamo persi in un labirinto e l'unica cosa che possiamo fare è accettare di perderci, mantenendo un po' di fiducia e un po' di attenzione a quello che ci accade intorno, che è ciò che ci porterà magari fuori dal labirinto. A volte possiamo davvero orientarci con la bussola, però i punti di riferimento esterno magari non sono tanto. Allora è ovvio che la bussola è qualcosa di interno, che ha a che fare di nuovo con i nostri desideri, con i nostri valori, con le nostre passioni, con le nostre relazioni. Oppure ancora, e qua cito volentieri Nietzsche, possiamo accettare di essere dei funamboli che camminano in un equilibrio più o meno stentato, percorrendo la propria esistenza, e sapendo che a volte si può cadere, a volte per fortuna no, a volte ci si fa male, a volte no, però accettare che l'esistenza comunque è un transito, ed è un transito estremamente funambolico. A volte camminiamo bene, a volte arrivano delle raffiche di vento, oppure lo scrivevo, non mi ricordo se in Leggerezza o Ricominciare, avete presente quei giochi terribili che fanno in Giappone, in Corea, che tu devi fare questi attraversamenti su terreni scivolosi, ti tirano le palle, ecco, ti tirano i palloni addosso, ti fai un male che mi chiedo perché la gente vada a farli, ma questa è una domanda che rimane senza risposta. Ecco, a volte tu sei sulla fune e hai anche l'impressione che ti stiano tirando qualcosa, a volte per fortuna no, anzi hai proprio l'impressione di essere in un ottimo equilibrio, sempre dinamico, ma assolutamente possibile. Ecco, basta. Quindi, questo perché mi piaceva anche un po' nell'andare alla conclusione, eccolo, concludere con qualche immagine. Rispetto a Epicuro, così poi arriviamo qua, lui appunto dice: una e la medesima è l'arte del ben vivere e del ben morire. Lui lo dà, al di là della disputatio, come verità. Lui ci dice intanto che vivere e morire sono un'arte, e arte in questo caso vuol dire la capacità e la possibilità di trasformare la materia. L'arte è quella cosa lì, prendo una materia e la trasformo, le do colore, le do forma, le do appunto una fisionomia. E non è un caso che lui parli di arte, perché la filosofia antica parla proprio dell'arte del vivere, cioè di quella capacità di dare forma all'esistenza, di rendere la vita bella. La felicità è rendere la vita bella, ma dove bella vuol dire anche armonica, vuol dire che tesse insieme, mette insieme tutto ciò che accade interiormente ed esternamente rispetto a noi. Quindi questa idea di poter dare armonia, di poter trasformare l'esistenza è ciò che ci viene permesso appunto come lavoro del vivere. E quello che è altrettanto interessante a proposito di arte è che, per esempio, Plotino dice che
la felicità e dare una vita, avere una vita bella e vivere, corrisponde a scolpire la propria statua. Quindi di nuovo ritorniamo a un'opera artistica. E la cosa interessante della scultura è che è l'unica arte che toglie, non aggiunge. Quindi scolpire la propria statua vuol dire prendere ciò che siamo, una sorta di monoblocco di marmo, più o meno formato magari già da altri, certamente, come dicevamo all'inizio, e iniziare per sottrazione a darci la nostra forma. E per sottrazione vuol dire togliere ciò che è inutile, togliere ciò che è superfluo, ritrovare ciò che è essenziale, che è il chi sono, che cosa amo, che cosa voglio, che cosa sono, che cosa mi appassiona, che cosa desidero, che cosa mi rende felice. Ma nel togliere c'è l'esercizio della buona morte, perché il togliere è comunque spesso anche qualche cosa di doloroso. Trasformarsi, cambiare, rinascere, parole che avete giustamente e saggiamente usato, ha a che fare comunque con il perdere, ha a che fare a volte con il separarsi da altri, ha a che fare col cambiamento. Non è sempre la felicità, non è il frutto di qualcosa di sempre semplicemente frizzante, brillante. Ci sono vari tipi di felicità, c'è la felicità che è l'evento entusiasmante, bellissimo, lo si vive e lì la cosa importante è accorgersene, accorgersi di essere felici fa la felicità, perché noi tante volte magari siamo felici ma non ce ne accorgiamo. E allora quando siete felici, non mi ricordo chi lo diceva ma era carina, fateci caso. E poi invece c'è la felicità della vita, cioè la possibilità, ovviamente non di una felicità di quelle che dici come sono felice in questo momento, come sto bene, ma è una felicità che ha a che fare con stare come il funambolo nell'esistenza senza lasciarsi attrarre eccessivamente da ciò che ci preoccupa, da ciò che ci intristisce, da ciò che ci angoscia e andare sempre a cercare ciò che ci fa stare bene, ciò che ci corrisponde, ciò che ci fa sentire appunto che siamo nel nostro essere e non soltanto che stiamo funzionando come macchine in qualche modo. Allora l'arte del ben vivere e del ben morire vuol dire esattamente questo per Epicuro e non solo. Avere la morte davanti a sé ogni giorno, non come angoscia, non come mortificazione, non come spauracchio, ma come quella cosa che, come dicevate in modi diversi tutti voi qua, mi permette di dire: dato che potrei morire domani, oggi il mio tempo lo vivo. Dato che potrebbe finire presto o tardi la mia vita, ma comunque finirà, non do per scontato il tempo che ho. E questo lo dico, giusto per tradurre questa frase di Epicuro in termini più concreti, e poi appunto chiudiamo su questo, poi ho sentito dell'entusiasmo per Montaigne, quindi bisogna arrivarci. La cosa interessante è che io queste cose le ho viste accadere nelle persone concrete, cioè negli ultimi tanti anni ho lavorato e lavoro con le persone che affrontano malattie gravi. Come diceva la professoressa all'inizio presentandomi, lavoro nelle cure palliative, che sono quelle cure che vengono dette del fine vita, cioè quelle cure che si danno alle persone con una malattia grave e che non sono più nelle condizioni di affrontare terapie attive, come si dice, cioè volte alla guarigione, ma possono essere soltanto accompagnate, soltanto, è moltissimo, nella cura dei sintomi e nell'accompagnamento a una morte dignitosa, senza dolore e con vicini i propri cari. E lo dico perché col Covid tutto questo è venuto purtroppo decisamente a mancare, soprattutto la vicinanza con i propri cari. E quello che purtroppo spessissimo mi è capitato di vedere, a proposito anche di quello che tutti voi avete detto qua, è che molte persone arrivano sul letto di morte dicendo frasi tipo: se l'avessi saputo avrei fatto bla bla bla, se mi avessero detto che sarei morto così presto avrei fatto scelte diverse, se avessi saputo che mi arrivava sta roba qua allora avrei dato più importanza alla famiglia. Tutta una serie di considerazioni che noi arriviamo a fare perché
non ci preoccupiamo di pensare che noi siamo mortali, ed è l'unica cosa certa che sappiamo. Ma che appunto, ribadisco anche sull'invito di Epicuro, non è che allora lo usiamo per mortificarci tutte le mattine, alzarci e dire ecco sono mortale, che tristezza, magari mi tocca anche oggi. No, proprio perché, come dice il Vangelo, giusto per spostarci su un altro testo fondamentale, non sapete né il giorno né l'ora, allora cerchiamo di non rimandare, come dire, si dice, a domani quello che potremmo fare oggi. Cerchiamo di vivere il carpe diem inteso come attimo prezioso, che non vuol dire allora vivere a cavolo perché intanto moriamo tutti domani, non è questo. Però è dire diamo il valore al tempo per non arrivare, come dicevano anche loro, poi a tutta una serie di pentimenti, rimpianti, rimorsi. E torno al discorso di prima della connessione tra ciò che pensiamo, ciò che diciamo e ciò che facciamo. Mi è capitato tante volte, qualcuno di voi nominava il manager anche un po' magari come stereotipo, ma ce l'abbiamo, no? Quello che dedica tutta la vita al lavoro e poi non è neanche detto che sia così felice, che poi nella testa ha che le sue relazioni, le sue figlie, sua moglie o se è una femmina al contrario, sono importanti, ma gli darà importanza quando va in pensione. Peccato che poi magari a 55 anni o due giorni dopo la pensione gli capita qualcosa, però noi tendiamo appunto a dire sì è importante ma mi ci dedico quando avrò tempo, sì è fondamentale per me, dice di me, traduce la mia possibilità di essere felice ma mi ci dedicherò quando avrò tempo. Ma il tempo lo cerchiamo noi, lo decidiamo noi. Ciò che importa, ciò che conta, lo decidiamo noi. Certo nell'equilibrio anche tra ciò che dobbiamo fare, come studiare, lavorare, ci mancherebbe. Cioè non è che io sono mamma, non è che me ne frego di portare a casa uno stipendio. C'ho due adolescenti che mangiano come non so cosa. Non è che posso solo fare quello che mi piace, ma non posso neanche permettermi che la mia vita passi in apnea. Lei leggeva quel mio pezzettino di leggerezza sul prendere aria. Noi rischiamo a volte di vivere in apnea nell'attesa della domenica, nell'attesa della vacanza, nell'attesa della pensione, ho capito. E chi te l'ha garantito quel tempo lì? E chi ti ha garantito che arriverà finalmente un tempo in cui ti dedicherai a ciò che ami? Quindi, uno, vivere il tempo presente dandogli il valore. Due, avere in mente la morte come possibilità di consapevolezza, come possibilità comunque di attenzione appunto a ciò che è importante, guardando ogni tanto anche indietro, perché fare un bilancio della propria vita è utile, che si abbia 15 anni, che tanto più se ne abbiano 50, 60 o quanti, ma il bilancio fine a se stesso non ci interessa. La cosa interessante è che fatto un bilancio io, a partire da ciò che vedo della mia vita fino ad oggi, dalla sabbia già caduta, decida che cosa conta da adesso in avanti, cioè che prenda un pochino in mano la bussola della mia vita, perché almeno per una quota lo posso sempre fare. E questo è il desiderio, questa è avere una vita bella, avere una vita felice. Dopodiché, perché stare sul ben morire? Perché spesso e volentieri, e di nuovo torno alle cure palliative, le persone arrivano alla fine della vita appunto o con una serie di rimpianti più o meno grossi, fermo restando che credo sia impossibile non averne, e che io per me stessa mi auguro di morire ancora piena di desideri, perché vuol dire che muoio viva e non arrivo alla morte già del tipo ciao, meno male che muoio perché c'ho più niente che mi interessa, perché anche questo è un altro aspetto centrale della morte, no? Arrivarci sfiniti con la morte come liberazione o arrivarci vivi e dire cavoli che peccato. A parte che non lo possiamo del tutto scegliere, però un pochino sì. E io credo di preferire l'idea di arrivare, spero, di arrivare alla morte viva e non già in qualche modo spenta. E poi l'altro aspetto, però anche questo ovviamente sono aspetti importanti, è vero che c'è nella morte anche un aspetto di liberazione, soprattutto quando c'è un dolore fisico, una malattia incurabile, e sicuramente questo anche è un aspetto importante da accettare,
Però è vero anche che se si vuole arrivare a una buona morte, intendo per buona morte anche, pensate, magari avete visto qualche film in cui ci sono, soprattutto americani, no? In cui ci sono questi grandi saluti, congedi, quello che muore, che dice le cose fondamentali, dà la benedizione ai figli, lascia l'eredità, fanno grandi saluti e momenti meravigliosi. Non si arriva lì se non si è stati in grado di parlare prima della propria morte, della possibilità della morte, della possibilità di potersi arrivare un giorno a dire addio. Noi su questo purtroppo non siamo liberi, e praticare la buona morte vuol dire anche riportare nei contesti come la scuola, come la società in generale, la capacità di parlare di queste cose. Tu cosa ne pensi? Per esempio, vi cito una legge, poi soprattutto il sociosanità, giusto? Sociosanitario fate. Legge 219 del 2017, scrivere, stampare, leggere. Nel senso che questa è una legge recente che ci permette di decidere, per esempio, se dovessimo finire in coma irreversibile, se vogliamo che ci stacchino le spine o no. È una legge che ci permette di parlare con il medico in una maniera così chiara da decidere nel processo di un'eventuale malattia se vogliamo essere intubati, se vogliamo essere nutriti, se vogliamo stare a casa, se vogliamo stare in ospedale. È una legge che ci tutela e tutela la nostra dignità del vivere e del morire. Ma se io di questa legge o comunque di questi argomenti non parlo perché è scaramantico e quindi mi faccio tutti i gesti del mondo, perché se parlo di ste cose la gente, e con me lo fa, dice vabbè, ma ancora sta roba, dai, cioè, parliamo d'altro. O perché, e capita spessissimo anche agli anziani, non so se abbiate dei nonni, spero di sì perché siete molto giovani, e i nonni sono una bella cosa, quando la nonnina o il nonnino dice ma io tutto sommato della mia vita sono anche soddisfatto, devo dire che se anche dovessi morire va bene, ma perché sono in pace con la mia esistenza, sono sereno, ti vedo grande. Oppure la vecchina che dice mi raccomando se muoio mettimi vicino al nonno, voglio i tulipani e il vestito rosso che ho messo quando ti sei sposato. Di fronte a queste frasi il più delle volte accade che si dice non voglio sentirti dire così, non devi dire questa cosa, non mi inquietare, non parlare di queste robe che mi mettono. Quella è un'occasione davvero sprecata, perché in realtà quello è un modo per potersi preparare a un congedo, per poterci dire le cose che contano quando stai iniziando a fare il bilancio finale e il rilancio non c'è più. Sono dei momenti di un'intimità e di una profondità meravigliosi, ve lo garantisco, ma ce li possiamo concedere solo se accettiamo di stare in quella, come diceva il vostro amico rapper, in quella possibilità di tenere insieme tanto la gioia quanto il dolore nello stesso identico momento. C'è un'intimità bellissima anche nel dolore. E allora però questa cosa è possibile se certi argomenti ci permettiamo di toccarli, se certe cose le facciamo. Non è che quando io poi sarò in coma, spero di no, però su un letto di, non si dice coma, si dice stato vegetativo permanente, perché è un'altra roba, e sarò in quella situazione non più contattabile, allora qualcuno potrà dire però se avesse compilato le direttive anticipate di trattamento. Lo so perché non lo faccio, perché se per caso le compilo mi porto sfiga da sola, ma queste possiamo superarle come scaramanzie. Allora capite come il ben vivere e il ben morire sono connessi anche nella possibilità di dialoghi tanto intorno alla vita quanto intorno alla morte. La cura che noi possiamo dare alla vita e la cura che noi possiamo dare al dolore, al lutto, alla malattia passano dalla capacità e dalla disponibilità di stare anche in tutte quelle dimensioni lì che apparentemente non vogliamo, ci inquietano, ci disturbano, perché non abbiamo tanto più gli alfabeti per parlare di queste cose. E allora vado a chiudere su Montaigne, visto che... Oh, chi è che ha... Vuoi leggerla tu?
Montaigne, tra le varie cose che ci dice nei saggi, che sono una lettura comunque estremamente interessante per chi vorrà farla, dice: mettiamoci su una strada assolutamente contraria a quella comune. Cerchiamo di non avere niente così spesso in testa come la morte. È incerto dove la morte ci attenda, attendiamola ovunque. La meditazione della morte è meditazione della libertà. Chi ha imparato a morire ha disimparato a servire. E secondo me questa è anche una grandissima definizione di felicità. Perché non essere asserviti, essere liberi di essere se stessi, autorizzarsi anche ad essere felici nei propri modi e nei propri tempi, è la migliore cosa che ci può succedere, è la cosa più bella che ci può succedere e forse anche la più difficile, ma anche per quella per cui credo valga la pena lottare nella vita. Se questo passa anche dalla meditazione della morte che ci rende liberi, meditiamo sulla morte, perché meno questa cosa ci terrorizza e più ci fa da stimolo per una bella vita, più forse vale la pena anche stare in questa cosa. Mi fermo e se c'è eventualmente qualche domanda o qualche intervento ci possiamo dare ancora qualche minuto, se no facciamo un'altra disputatio. E se no veramente vi ringrazio, è stato almeno per me una bella mattina, spero anche per voi. E grazie ad Ancona, spero di tornare proprio, poi per una milanese il mare è il massimo. Siete paghi, siete stanchi, possiamo chiudere qui? Ok? Bene, grazie, buona continuazione.